chiama F015 Luxury in Motion ed è un vero e proprio sguardo al futuro dell'automobile. Se in una magica palla di vetro potessimo vedere quello che ci aspetta tra 15 anni, probabilmente vi troveremo auto che assomigliano a questo prototipo Mercedes a guida autonoma, che negli ultimi mesi ha attirato tanta attenzione su di sé. Del resto, proprio 15 anni è l'obiettivo che si sono posti i vertici della casa Stella a tre punte per produrre di serie e commercializzare vetture simili a questa F015. Prima di descriverne le caratteristiche, però, bisogna rivoluzionare quello che oggi è il concetto di automobile. Concetto nato nel 1886 con la Benz Patent Motorwagen, il primo veicolo con motore a scoppio che aprì l'era della mobilità personale. Con la venieristica F015 invece si apre una nuova era, quella dell'auto non più solo mezzo di trasporto e in questo caso a guida autonoma, ma anche spazio vitale dove i passeggeri possono utilizzare il tempo a bordo per svolgere le attività più diverse. Questa berlina di lusso è una grande monovolume, quasi monolitica, e pesa il 40% in meno delle vetture di serie attuali, con una scocca realizzata con particolari materiali. Questa Mercedes ha un design snello e aerodinamico, con frontale basso, linea del tetto rigida e tesa, parabrezza molto inclinato e coda bassa. Nella parte anteriore spiccano i grandi moduli di illuminazione LED, che tra l'altro segnalano, con il colore delle luci, in quale modalità si trova l'auto. Il blu indica guida autonoma, il bianco guida manuale, quando il guidatore, tramite il volante, decide di assumersi la responsabilità di guidare. Le portiere 4 si aprono a 90 gradi ad armadio ed in contemporanea avviene la rotazione automatica di 30 gradi delle 4 comode poltrone, per facilitare entrata ed uscita dei passeggeri. Lo spazio interno, confortevole e ampio, ha una configurazione tipo salotto, con le poltrone che possono assumere anche la disposizione vis-à-vis per favorire la convivialità a bordo. Si fanno notare 6 grandi display multifunzione integrati nella plancia, nella parte posteriore dell'abitacolo e nei pannelli porta, su cui i passeggeri possono interagire con comandi gestuali a sfioramento per accedere a vari menu digitali. La trazione di questo prototipo è gestita da un motore elettrico con sistema fuel cell, che dovrebbe garantire un'autonomia di oltre 1000 km a emissioni zero. Per quanto riguarda la guida autonoma, i sistemi che la regolano derivano da quelli già sperimentati con la Mercedes S500 Intelligent Drive, alcuni dei quali sviluppano quelli di assistenza alla guida già presenti su molte auto di serie della casa di Stoccarda. 15 anni, si è detto all'inizio, per trasformare l'auto, ma forse anche le città metropolitane. Potrebbero nascere infatti zone ecologiche in cui l'accesso sarebbe consentito solo a vetture a guida autonoma, dove il tempo trascorso a bordo della propria auto acquisterebbe un valore nuovo, dove il tempo potrebbe diventare il vero lusso del futuro.